oggi parliamo di nuovo di restauro. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Ritorna il restauro sul nostro canale, un video dei contenuti più seri che tra l'altro ritorna in un modo un po' problematico, perché investe anche una corrente etica e deontologica della professione del restauratore, quando arriva un manufatto particolare tra le mani di un restauratore. Sul mio tavolo è arrivata una statuetta di avorio. Sì, avete capito bene, avorio. E se ben mi conoscete, sapete bene che io sono una filo animalista, non una fervente animalista, ma una filo animalista. Non dico non una fervente perché fosse per me lo sarei, però è molto difficile attuare con onestà intellettuale tutti i principi del concetto di animalista. Non sono abbastanza accolta ancora per riuscire a farlo, non ci riesco, è un mio limite, ma voglio crescere in tal senso. Arriva l'avorio sul piano di Arte per te e tra l'altro ci tengo a dire che non è un lavoro retribuito, è la statuetta della nonna di un mio amico che si è rotta e mi ha chiesto gentilmente di restaurargliela e io lo farò naturalmente gratuitamente. Quindi posso dire senza tema di smentita che non traggo nessun utile da questo genere di lavoro e non lucro su questo oggetto. Detto ciò, che ho detto più per sanare la mia coscienza che non la vostra, mi preme spiegarvi un pochettino cosa succede quando sul piano da lavoro di un restauratore arrivano dell'avorio, della tartaruga, perché può succedere che arrivino dei mobili impiallacciati con guscio di tartaruga o dell'avorio. Tutto questo oggi come oggi, con la cultura che abbiamo oggi e la conoscenza dei metodi di uccisione di questi animali, ci sembra aberrante, ma ci sono stati momenti nella storia della nostra evoluzione in cui non ci si faceva caso, ma non perché fossimo delle bestie feroci assetate di avorio e tartaruga, ma semplicemente perché non si conoscevano le tecniche di accaparramento di questi materiali. Devo dire che anche oggi che le si conosce c'è il contrabbando, ma questo deriva dal collezionismo, motivo per cui ho deciso di restaurare questa statuetta, perché del resto se tutte le statuette di avorio che esistono al mondo, centinaia di migliaia di pezzi di questo tipo, ciò rende questo oggetto un oggetto sì prezioso, visto la manifattura degli oggetti stessi e vista la provenienza naturale della materia prima, ma nello stesso tempo non lo rende raro. Ancora oggi un oggetto di avorio non è un oggetto raro e quindi lo contiene nel suo costo. Se man mano che questi oggetti si rompono non vengono restaurati, ne rimarranno sempre meno, e questo rimanere meno in numero conferirà un valore materiale esponenziale a quelli che rimarranno superstiti, conferendo all'avorio un valore di mercato assai superiore di quello che ha oggi. Questo cosa comporterebbe? Che farebbe accrescere ancora di più il mercato nero del collezionismo, rendendo questo materiale più prezioso la bramosia di possesso di commercianti senza scrupoli, di persone che pur di possedere una statuetta passerebbero sopra il cadavere di 1000 innocenti creature, attirerebbero su di sé l'attenzione appunto di questo materiale. Quindi, da parte mia, da parte di chi restaura queste cose, è sempre bene lasciare quello che è stato fatto campare nel tempo, fare sì che possa percorrere il lungo spazio possibile, in modo da mantenerne vivi, e lasciatemi passare il termine, quanti più pezzi possibile, in maniera tale da tenere calmierato il prezzo di questo materiale, che comunque è già alle stelle. Però se ne togliamo, se ne sottraiamo ancora pezzi esistenti, capite bene che il prezzo raddoppia, triplica, quadruplica, e la bramosia di possesso, l'avidità, ne trarrebbe sicuramente ancor di più giovamento. Del resto fate conto che oramai il commercio dell'avorio è un qualcosa di illegale, di conseguenza tutto quello che c'è nelle case dei nostri familiari, magari più grandi di noi, dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, dei nostri zii grandi, derivano da un commercio legale, mi auguro, e sono uno status quo, un qualcosa che già esiste. Distruggere, lasciare deperire quegli oggetti, per me, dal punto di vista umano, significa calpestare anche la dignità di quell'animale che è stato ucciso per realizzare quella cosa. Mi spiego meglio. Io non...
A me non piacciono questo genere di manufatti, ma a me non piacciono tante cose. Tante cose le posso ovviare, tante cose no. Ciò che dà lavoro, tra virgolette, e che non nuoce direttamente alla vita dell'animale, lo tollero. Ciò che dà lusso e che nuoce ingiustamente alla vita dell'animale, non lo tollero. Però, una volta che il manufatto è stato creato, una volta che il danno è stato fatto, per me conservare con cura quel manufatto è una questione di rispetto anche per l'animale che ha sacrificato la propria vita per quell'oggetto, fermo restando che quell'oggetto io non l'avrei comprato mai, ma se mi arriva tra le mani devo sentire quel senso di responsabilità per una vita sacrificata per la realizzazione di quell'oggetto, quindi devo tenerlo con cura. E come restauratore, nel mio caso specifico, incide anche questo nella cura con cui vado a restaurare questi oggetti. Quindi, se lo avete, non assecondate secondo la mia modestissima opinione opinabilissima, non assecondate quell'impeto di furia che vi viene guardando quell'oggetto e buttarlo via, ma mantenetelo in vita per un duplice motivo: per non farne innalzare il prezzo dei superstiti e per rispettare quel povero animale che alla fine ha dato la vita per creare quella statuina inutile. Quindi, amen, è un simulacro, è un ricordo di quell'essere vivente, diciamo così, oggi come oggi è questo. Detto ciò, vi faccio vedere come sistemare le rotture di una statuina, come stuccarle, come rimettere insieme, come livellare le stuccature e come ridipingerle. Basta parlare, spostiamoci di là e andiamo a fare. Ecco la statuetta incriminata e adesso passiamo all'elencazione di cosa ci occorrerà per restaurarla. Per quanto concerne il restauro conservativo, ci occorrerà una latta di acetone, del sapone di Marsiglia con una bacinella e dell'acqua, dei pennelli non buoni ma che siano comunque morbidi come setola, rigidi nello stesso tempo, quindi un pennello, questo per esempio è dell'IKEA per intenderci, questo è della Lidl, che abbiano delle setole morbide ma che siano non tipo setola di bue, ispidi, in modo che vadano a detergere bene, creino una certa pressione ma nello stesso tempo non graffino la superficie del supporto. No, e nello stesso tempo non graffino la superficie del manufatto. E la colla adatta per pietre dure, materiali particolari. Questa è la Salda Rapido Mixer, un adesivo epossidico bicomponente. Potreste usare anche la Sintolit, che io non adopero, che è la colla che usano tutti i restauratori, che io non posso in nessun modo adoperare perché proprio mi si occludono le vie aeree, quindi per motivi personali scarto la Sintolit, ma la consiglio a voi che potete usarla. Fate prima una prova. Per la fase invece integrativa, e se volete sapere la differenza tra la fase conservativa e la fase integrativa, vi lascio qui dove ce l'hai col pallino tutta la playlist dei video di restauring, in cui potete trovare la parte teorica del restauro. In pratica la conservativa, ve la faccio in soldoni, è quella che rimette lo status quo e stabilisce, ferma quello che è il deperimento della statuetta. La parte integrativa è quella che reintegra, come dice la parola stessa, delle parti mancanti, ciò che la statuetta ha perso, ciò che il manufatto ha perso. Per la parte integrativa ci occorrerà della colla di coniglio preparata, qui con lei col pallino vi faccio vedere come si prepara la colla di coniglio, dello stucco in pasta preparato con gesso di Bologna, sempre con lei col pallino, e alla fine della gomma lacca, trovate tutto qui, e degli acquerelli con dei pennelli da restauro. Come pennelli da restauro io uso uno di questi Tintoretto, spero di avervene già parlato recensendoveli e facendovi scoprire le meraviglie di questi pennelli da restauro. Se il video l'ho fatto, lo trovate sempre adesso qui con lei col pallino, si sta aprendo proprio in questo momento la slide. Pennelli da restauro che si differiscono molto dai pennelli da pittura, troverete le distinzioni appunto nella recensione apposita. Ci occorreranno inoltre delle spatoline, un bisturi, della carta abrasiva e poi del mordente per riprendere il basamento della statuetta, quindi ho qui un tingilegno color mogano. Cominciamo subito, prendiamo un catino con dell'acqua e versiamo dentro del sapone di Marsiglia, prendiamo la nostra statuina e facciamole un bel bagnetto. Pulire i manufatti è molto importante perché le particelle pulvirulente, di sporco, guardate quanto è sporca,
Mano a mano non solo ne cambiano il colore, ma attecchiscono talmente tanto, guardate che acqua che esce, da rovinarne proprio la bellezza estetica. In più, molto spesso alcune finte statuette vengono lavorate malamente con terre per sembrare vere, e poi uno facendo questo lavoro scopre che è tutto nuovo. Ok, finita questa operazione andiamo a sciacquarla sotto acqua corrente. Dopo questa prima fase di lavoro asciugate tamponando con un canovaccio tutta la vostra statuina. E adesso comincia una fase di lavoro un pochino più antipatica, perché dobbiamo scollare tutti i pezzi attaccati malamente dalla statuina e dobbiamo anche ripulire della colla le parti in cui insiste. Per fare ciò ci occorrerà semplicemente dell'acetone. Non abbiamo una cappa aspirante depurativa perché non siamo all'opificio delle pietre dure. Qui non siamo nei grandi laboratori d'élite, siamo proprio nella bottega del mastro, dove appunto ci dilettiamo a fare queste piccole cose. Prendiamo con un pennello l'acetone e cominciamo a strofinare i margini sporchi di colla per pulirli. Mettetevi i guanti, non me li vedete perché non li ho, quindi finché all'asciugatura completata troverete del lucido, continuate, guardate, vedete qui. E questi residui di colla, che sono ben presenti ed evidenti, non permetteranno che il vostro pezzo si riadagi nella giusta collocazione al momento dell'incollaggio, quindi dovete essere molto molto precisi e pignoli nella rimozione dei residui di colla. E adesso dobbiamo reincollare tutti i pezzi. Bisogna innanzitutto provare gli incollaggi e vedere se loro stanno al giusto posto. Per esempio, questo sta molto molto bene. A sua volta questo sta anche molto molto bene perché l'avevamo provato prima. Ora, io li attaccherò ad uno, sono maggiormente controllati. Prendo la colla, con la spatolina la rimestolo, la rimesto ben bene, la bicomponente va presa in parti uguali e rimestata bene 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 bene. Ha sempre uno spessore maggiore rispetto ad altre colle tipo Attack, ma anche una tenuta migliore rispetto ad altre colle tipo Attack. Se ne prende una piccolissima quantità fatela tirare un poco e dopodiché fate aderire perfettamente i lembi. E ora proseguiamo. Pochissima colla, proprio pochissima colla, e si va. Fate in modo che rimanga meno frattura possibile evidente. Il restauro conservativo a questo punto, il tempo che si asciuga tutto, è concluso. Abbiamo appiccicato il manico del liuto, eccolo qua. Abbiamo appiccicato la parte esterna del vestito, abbiamo rifatto aderire il dito, abbiamo... cosa abbiamo fatto più? Basta, queste tre cosine, che ci è voluto? Soltanto una giornata? Benissimo, adesso aspettiamo che il tutto si assesti definitivamente. Abbiamo tolto tutta la colla dai supporti che poi dovremmo ritingere. Adesso aspettiamo che tutto si assesti, facciamo passare 24 ore, quindi passiamo alle struccature. Trascorsa una notte, sono qui a preparare il mio stucco in pasta. Non vi faccio vedere la preparazione, vi dico solo che si fa con la colla di coniglio e il gesso di Bologna se lo volete naturale, o con la Vinaville e il gesso di Bologna se lo volete acrilico. La descrizione della preparazione e la ricetta esatta la troverete nei video che vi allego, dove c'è la i col pallino, dove vi faccio vedere proprio come si fanno i diversi stucchi. Quindi
Senza perdere tempo, procediamo, perché la vedrei appunto proprio come una perdita di tempo, un ripetere ridondante delle cose. Dobbiamo far entrare il nostro stucco all'interno delle fessurine che sono rimaste, cercando di essere il più precisi possibile, ma poi preoccupandocene fino a un certo punto, perché alla fine sistemeremo tutto con bisturi e carta abrasiva. È giunto il momento di riprendere in mano il nostro pezzo di basamento che abbiamo ben bene ripulito da tutta la colla in eccesso. Prendiamo della carta abrasiva, pieghiamola in tre e cominciamo a carteggiare in senso rotatorio. Elimineremo così gli ultimi residui di colla e lisceremo la superficie che prepareremo di nuovo per acquisizione del colore, che in questo caso sarà il tingilegno mogano. Avevo questo, non mi andava di preparare dell'anilina o dell'attasso per una superficie così piccola, userò questo. Con un pezzo di carta appena inumidito, ripulisco. Questo ci servirà a eliminare le polveri e a fissare quelle che non riusciamo ad eliminare in qualche maniera. Su una tavoletta preparo il mio tingilegno e provo lo stesso, quindi vedo il colore puro. Già da puro mi piace, quindi lo uso senza diluizione e sinceramente per far prima, e comincio a dare varie mani del colorante. E adesso, a completa asciugatura, prendete della gomma lacca, io sto usando una gomma lacca naturale, non decerata, e perché voglio aggiungere un po' di colore al passaggio, e intingo un pennello di cui poco mi interessa, ma che abbia delle setole morbide, lo scarico dell'eccesso di gomma lacca e la passo delicatamente su tutto, stando attenta a fare una passata veloce e fermarmi, quindi ripassare quando questa sarà asciutta, e do una mano di gomma lacca su tutto, anche sulla rimanente parte che non ho toccato, per far sì che la lucentezza del pezzo venga omogenea. Lascio asciugare. Una volta asciugate tutte le stuccature, eccole qua, le vedrete grezze e grossolane. Adesso prendiamo il nostro bisturi, un bisturi. Io lavoro meglio con i bisturi a punta e comincio, tenendolo trasversalmente, ad eliminare e a piano piano lisciare tutte le stuccature fino a portarle al livello della statuina. Questo è un lavoro di estrema pazienza, come tutto nel restauro. Potete aiutarvi anche con della carta abrasiva, che dovreste comunque controllare molto bene per non graffiare la superficie del lavoro. Quindi una carta super fina, in questo caso ho un abrasivo 240, piegata molto sottilmente, con cui invece portare a livello le parti più lontane dal lavorio, così, e con movimenti circolari addolcirne l'andamento. Ed eccoci qui pronti per un momento molto importante. Abbiamo lisciato tutto
tutte le stuccature, ricostruito le mancanze, adesso dobbiamo riportare a tono la statuina. Potrei scegliere di farla in due modi, o per integrazione pittorica a tratteggio, quindi con rigatino, lasciando evidenti le parti rotte, ma questo si fa in un pezzo veramente di pregio, in un pezzo da museo, in qualcosa che non viene fruito in un salotto, diciamo così, o quantomeno dove si vuole mantenere il tempo occorso bello evidente, oppure in questo caso io prediligo dare una scialbatura alle stuccature, non le integro in maniera pittorica, ma le omogeneizzo per tono. E le omogeneizzo con cosa? Non mi sto prendendo un caffè. Ho preparato un caffè per omogeneizzare le stuccature, perché l'avorio ha un tono uguale al caffè normale. Fatevi un ristretto e utilizzatelo come scialbatura. Questo non lo insegnano in nessuna scuola di restauro, è contro forse ogni principio del restauro, ma è dato dalla mia esperienza. Ho dato nel corso della mia carriera di restauratrice, sia come allieva che come insegnante, ho dato grandi scialbature con elementi naturali come il tè ed il caffè. Date una prima mano, cercando di non sbordare troppo dalle stuccature. Visto? E il tono è ripreso. Ora in videocamera io non so come si vedano i colori, ma vi posso assicurare che dal vivo è praticamente uguale all'originale. Si differisce proprio di un microtono che mi servirà per denunciare la parte ricostruita rispetto alla parte autentica. Lascio sempre un tono un po' più abbassato, appunto, in modo da denunciare la presenza di un pezzo ricostruito che comunque potranno vedere solamente i più attenti. Quando comincerete ad avere difficoltà a capire qual è la parte restaurata da quella ancora autentica, il vostro lavoro può essere sospeso. Quello che vi serve ora è del pigmento, perché l'avorio ha queste venature nere. Pigmento, io ho il pigmento nero, voi potete utilizzare anche una buona terra da vaso, tanto queste sono tutte operazioni che devono e possono essere rimosse con agevolezza. E con il pigmento andate a picchiettare sulle zone che avete restaurato, senza insistere troppo, così, un passaggio veloce. Scuritele, sporcatele. Adesso con un pennello più rigido spolverate ben bene. Ultimo passaggio, ci siamo, stiamo per chiudere il lavoro. Gomma lacca decerata, quindi assolutamente incolore, un pennello da poco conto, decerata perché non deve apportare nessuna variazione cromatica al mio manufatto, e piano piano ripasso su tutto ciò che di nuovo ho immesso. Scolo bene, questo impermeabilizzerà tutto il lavoro immesso, e quindi quando il padrone di casa andrà a fare una pulitina sommaria con una pezzuola, non tirerà via né il caffè né il pigmento, ma tutto rimarrà ben fissato al suo posto. Tra l'altro, essendo lucida la gomma lacca, darà allo stucco la stessa lucidità dell'avorio. Prima di mettere la colla, la cosa che dovrete sempre fare è decidere come questo pezzo andrà incastonato, perché avrà avuto originariamente un suo verso, quindi voi dovrete riscoprirlo per fare in modo che questa statuina alloggi perfettamente, e nel suo caso l'alloggio è questo, ok? Quindi stacco, deciso il verso, quindi stacco la statuina e preparo il bicomponente. Prendo la mia colla e la faccio colare un po' dentro il buchino, ovviamente
cercando di non sporcare dentro il buchino della statuina, così. E a me interessa che sia il perno a prendere più che il basamento. Il basamento, vi ricordo, lo avevamo già ben bene pulito, quindi non vado a rimpinguare più di tanto di colla, perché adesso, infilando il perno, la colla uscirà. Gli metto colla su tutto, lasciando un buon margine pulito, in modo che non sborghi la colla sul basamento. Inserisco la mia statuina. Dovremmo esserci. Adesso la lascio così ad asciugare per le prossime 6 ore, senza che nessuno la tocchi minimamente. Bene, è finito il nostro lavoro. Diciamo che abbiamo fatto un discreto lavoro. Ora vi lascio alle foto dei particolari e noi ci vediamo di là. Particolareggiato, che vi darà non poche difficoltà. Avete visto il cambio della luce nel corso del video, perché sono passati più giorni, perché per attaccare quei 4 semplici pezzetti ci è voluto l'inferno di tempo. E comunque il restauro che vi ho fatto fare è un restauro che vi ho insegnato a fare, è un restauro del tutto reversibile. In qualunque momento voi vogliate portarlo ad un professionista che voglia sistemarlo in ogni punto, vi chiederà un sacco di soldi, come giusto che sia, perché è un lavoro difficilissimo, ma in quel caso si adopererà a perderci molto 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 più tempo e a trovare delle soluzioni che siano molto 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 più ardite. Il restauro che vi propongo, ricordatevi sempre, è un restauro livello base che non danneggi il pezzo, ma che vi permetta di mantenere lo status quo dello stesso nell'arco del tempo, e anche con un piccolo accenno di integrativo che vi permetta anche di armonizzare il tutto ed esporlo nelle vostre case. E questo è il senso di questi video. Non voglio insegnare a restaurare nel senso aulico e alto del termine, per quello ci sono i professionisti. Detto ciò, spero quindi di avervi ampliato la conoscenza del mondo del restauro e delle sue componenti accessorie, e vi aspetto sempre qui per il prossimo video. Mettete tanti pollici in su, condividete il video sulle vostre bacheche, raccomandate i canali che trattano di argomenti seri ai vostri amici che pensate essere interessati all'argomento. Io lo dico non solo per me, lo dico per tutti i canali edu, per tutti i canali che hanno uno scopo educativo. Quindi aiutate YouTube a crescere, aiutate a noi a rimanere a galla e aiutate voi ad avere i contenuti che più preferite. Vi ringrazio di questo, vi abbraccio tutti, mi raccomando un bel pollice in su, una condivisione, e noi ci ritroviamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, ciao!